Ed adesso qualcosa che ha proiettato Messina nel mondo e con un aspetto assolutamente positivo. Messina prima del terremoto, questo è il tema della conferenza web tenuta dall'architetto Nino Principato per divulgare in modo innovativo la tradizione storico-culturale della nostra città. L'iniziativa, che ha coinvolto un centinaio di partecipanti in ogni parte del globo, è stata promossa dall'associazione Messina Web. Clara Soriale. Un computer, una webcam, un microfono, una serie di immagini sulla città dello Stretto e il commento dell'architetto Nino Principato su Messina prima del terremoto. Così ieri pomeriggio si è tenuta la web conference organizzata dall'associazione culturale messinaweb.eu, a cui hanno partecipato circa un centinaio di utenti sparsi in tutto il mondo. Un'occasione che ha permesso a molti curiosi ed altrettanti messinesi lontani dallo Stretto di conoscere meglio la storia della città peloritana. Gli iscritti, che avevano precedentemente aderito tramite internet, sono entrati in una virtual room, cioè una stanza virtuale creata da ViaWeb, da cui assistere alla conferenza e interagire con il relatore e i moderatori. Il tutto dopo aver ricevuto tramite posta elettronica la procedura e le credenziali di accesso personalizzate. Così, dopo l'introduzione del dottor Rosario Fodale, presidente di MessinaWeb.eu, l'architetto Principato ha guidato i partecipanti in un viaggio di circa 2 ore attraverso la storia e le bellezze architettoniche e paesaggistiche della Messina di un tempo. Da Torino a Sydney, passando per Belluno, gli iscritti hanno potuto porre diverse domande per soddisfare curiosità o chiedere precisazioni e approfondimenti. Un lavoro tecnico impegnativo, curato da diversi membri dell'organizzazione, Alberto e Davide Fodale, Pippo Lombardo e da un gruppo di supporto localizzato a Torino. Un incontro che ha suscitato non poca emozione nei messinesi lontani dalla loro città e negli amanti della cultura dello Stretto, e si è concluso con la promessa di incontrarsi al più presto tramite web conference e non solo.